Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial di Oltech Hobbies. Oggi vi farò vedere come si utilizza il tester elettrico per fare un'operazione semplicissima, cioè per vedere la carica residua di una qualsiasi batteria. In questo momento io ho una normale pila da 1,5 volt e quindi andremo a vedere se è carica oppure se è scarica. La prima operazione da fare è collegare i cavetti dei puntali. Il cavo nero corrisponde al polo negativo, cioè alla terra, e va inserito nel buchetto dove c'è scritto COM, e il cavo rosso nel foro immediatamente sopra. Dopodiché si procede ad accendere il tester nella scala dei 20 volt, perché ovviamente la batteria ha un voltaggio di 1,5 volt. Per comodità di registrazione io metterò la pila sul tester, perché ovviamente non ho nessuno che mi regge la telecamera, e appoggerò il puntale del polo negativo qui in questo punto e il polo positivo col puntale rosso dall'altra parte. Come possiamo vedere, il tester indica 1,61 volt, il che significa che la batteria è completamente carica, cioè pronta per essere utilizzata. Per cui, se avessimo visualizzato dei valori inferiori a 1,61 volt, voleva dire che la batteria era in fase di esaurimento. Infatti queste pile perdono la carica non in maniera graduale, bensì in maniera repentina, per cui anche valori di 1,2-1,3 vogliono dire che la pila è quasi completamente scarica. Io per oggi ho terminato, spengo il tester, vi ringrazio per aver visualizzato questo mio tutorial tecnico, al prossimo video e buona serata!